Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Dure accuse contro Antonino Spinalbese al Grande Fratello VIP, senza usare mezzi termini inquadra l'ex compagno di Belen e lo affonda letteralmente con le sue parole. Antonino Spinalbese, per la prima volta durante questa edizione del GF VIP, è stato messo sotto i riflettori. Una situazione audace per una persona lontana dal mondo dello spettacolo che si è calata molto bene nella parte. Tuttavia il suo atteggiamento non è piaciuto a molti e quindi sono volati pesanti critiche sul suo modo di fare, di approcciare agli altri e soprattutto di sfruttare le persone per un suo tornaconto personale. Le accuse contro Antonino Spinalbese. In particolare, Giulia Salemi si è lasciata andare a una serie di dichiarazioni che non solo hanno colpito il parrucchiere ma anche tutti gli altri uomini presenti nella casa. La voce social del programma infatti ha conservato per ognuno qualcosa, senza lasciare nessun colpo in canna. Da ex concorrente a spettatrice e giudice online, Salemi ha fatto praticamente a pezzi tutto il cast del GF VIP 7 dichiarando che non sono sulla stessa linea d'onda. Anche Ivana Mrazova, ospite nel programma, ha riferito di vedere il suo ex Luca Onestini totalmente diverso dalla realtà all'interno della casa. Gli uomini della casa non sono affini a me. Luca non è chiaro, Daniele è aggressivo. Antonino non mi piace come usa e getta le persone, ha dichiarato, forse attirando le ire di tutti i fan che già amano le coppie formate da Antonino e Ginevra, Antonella ed Edoardo. Su Onestini non si è particolarmente espressa, ma almeno ha promosso Oriana, pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti. Quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana. Non è la prima volta che la Salemi accusa Spinalbese e gli altri uomini di atteggiamenti eccessivi e poco appropriati all'interno del GF VIP. In particolare, dopo aver detto ai ragazzi della casa di far soffrire le donne, Antonino ha scelto di rispondere a tono e di difendere la categoria e ovviamente in primo luogo la sua persona. Ha spiegato infatti di non essere assolutamente intenzionato a far soffrire le altre volutamente. Una questione delicata che spesso ha portato a tirare in ballo anche le sue relazioni passate. Cosa c'è dietro? Le presenze fisse in studio e Giulia da casa avrebbero notato un certo atteggiamento di Spinalbese nei confronti delle altre partecipanti al gioco, sintomo probabilmente anche di una ferita passata, forse proprio per quanto accaduto con Belen Rodriguez. Parola che non può nominare e che invece ha fatto proprio nei giorni scorsi, causando una sorta di polverone social. Infatti, pur non essendo voluto, è caduto nella trappola. Belen era stata chiara prima del suo ingresso e aveva posto delle condizioni precise, forse perché non voleva che tutta la sua vita privata finisse spiattellata in TV. Spinalbese per l'accaduto, sin dai primi giorni, è apparso amareggiato. Spesso ha parlato della figlia e delle sue relazioni finite male, senza mai specificare chi e come. Quando Giulia però torna sull'argomento e glielo fa notare, bacchettando il suo atteggiamento, l'ex di Belen si infuria e quindi scatta la difensiva. Che non abbia colto nel segno. Nemmeno per gli altri la situazione è andata meglio, la voce social ha sparato a zero senza lasciare nessuno escluso. Sicuramente nel suo ruolo di opinionista lei ce la sta mettendo tutta, ma i protagonisti del GF VIP 7 forse non la vedono poi così di buon occhio. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.